Eravamo rimasti. Nonostante la personalità artistica di Michael Sweet si distingua nettamente da quella di Bobo Cenci, quei pittori oltramontani presenti a Roma a partire dal terzo decennio del Seicento, il Caravaggesca passa ridotto di lontana memoria. Preparando con Giuliano Briganti il volume sui bamboccianti, decidemmo di dedicare un capitolo alla figura di Suez, che pure a quei pittori per tanti versi si è apparente. Ricordo anzi che al momento di scrivere il saggio su Suez mi sentii particolarmente impegnato, tanto alla personalità dell'artista belga partito missionario laico. Per le Indie orientali, morto a Goa, era straordinario e singolare rispetto al contesto in cui aveva vissuto. La vita dell'uomo, Michael Schwitzer, pittore fino a 40 anni e poi improvvisamente negli ultimi 3 anni di vita, affiliato alla congregazione dei padri missionari in partenza per l'Oriente. E a noi nota da diari, lettere e documenti di coloro che entrarono in relazione con lui, ma molti di questi documenti riguardano il percorso spirituale, il periodo finale della sua vita, 1661-64, quando Michael Sweet non esercitava più il mestiere dell'artista. Dalla sua vita precedente, dalla sua carriera di pittore, abbiamo pochi elementi. Sappiamo che era giunto a Roma a quasi trentenne, fin dal 1646, e vi era rimasto almeno fino al 52, anno in cui dipingeva due delle sue opere più famose, firmate, datate ed eseguite a Roma, i giocatori di dama del Rijksmuseum di Amsterdam e lo studio dell'artista dell'Institute of Arts di Detroit. Laureati 1983, figure 13.11 e 13.5. Tra 1652 e il 56, anno in cui lo ritroviamo in patria a Bruxelles, ove riceve dal magistrato il privilegio di aprire l'Accademia del Disegno. Non abbiamo alcuna notizia di lui. Tanto che alcuni studiosi hanno proposto di prolungare ancora di qualche anno, oltre il 50, 1652, scusate, il soggiorno a Roma. Dal 1646 al 51 Michael Sweet è dunque documentato negli studi di anime della parrocchia romana di Santa Maria del Popolo. Abita in Strada Marguta con altri artisti nordici, per lo più fiamminghi, e come lui comunicati, che è come dire cattolici. Nell'ottobre del 1646 è presente come aggregato a una riunione dell'Accademia di San Luca. Nel 1648 sappiamo che riceve a Roma la visita del poeta olandese Matthijs van der Merwede, il quale ricorda la cattiva accoglienza riservatagli. Ed è questa la prima di una serie di lamentele che fanno aperto riferimento al cattivo carattere della Suez, particolarmente instabile, indisciplinato, poco propenso all'incontro, al confronto con gli altri. Uno dei suoi autoritratti, quello conservato in collezione privata svizzera, laureati 1983, figura 13.1, parla di lui meglio di qualunque testo scritto. L'uomo legge attentamente e medita il testo che regge tra le mani, forse la Bibbia. Indossa un abito assai modesto di stoffa ruvida, un saio, un berretto di lana. Nessun ornamento arricchisce la figura solitaria che si staglia su uno sfondo scuro.
La luce stessa sottolinea la sobrietà dell'immagine. Quest'uomo, nel corso del suo lungo soggiorno romano 1646-52, dipinse certamente alcune delle sue opere più importanti e significative. Tra queste, le più famose sono certamente le sette opere di Misericordia, che eseguì forse in due diverse serie. È una di queste a Roma, luogo nel quale sono ambientate alcune delle sette scene. Figura 2-4. Al periodo romano, anzi proprio all'inizio di quel soggiorno, alla fine degli anni 40, risale anche questo quadro. Artista popolani che Rolf Kulzen definisce gruppo di mendicanti e inserisce nella sezione Artists Artwork, già nella collezione Melmeluzzi. Questo dipinto, come ha scritto anche Peter C. Sutton nella sua introduzione al catalogo della recente mostra di Swirz, del 2002, scusate, si può considerare uno dei primi testi visivi della poetica dell'artista sul dipingere dal naturale. Qui il cavaliere Michael Swirz raffigura un artista e quindi se stesso all'aperto in un luogo indefinito della campagna romana, luogo carico di antiche memorie. Scusate. Il pittore seduto forse su un rudere cellato dal mantello è affiancato da due gentiluomini in piedi, raffigurato in atto di disegnare su un grande album due popolani che si avvicinano, uno più anziano con la barba e dietro di lui una giovane donna. Seguita da un uomo con un cappello scuro. Accanto al disegnatore, il suo spadino poggiato su quel capitello, che posto così in primo piano definisce il luogo, la campagna romana.